Mi chiamerò Giovanni Paolo. Sentiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Il discorso dell'Angelus di domenica 27 agosto 1978, il primo colloquio con la folla, un impegno, già quasi un accenno al programma del pontificato. Albino Luciani aveva cominciato, ancora giovane parroco a Canale d'Agordo, ad insegnare il suo catechismo in briciole. Parole semplici perché i principi fondamentali della vita cristiana potessero arrivare al cuore di tutti. Albino Luciani, papa, rimane il parroco che era. Le sue scuole, l'aula delle udienze e Piazza San Pietro. I suoi discepoli, i fedeli d'ogni paese che il mercoledì e la domenica accorrono per vederlo, per sentire la sua voce. Ora parroco del mondo, egli comincia dal principio, dalle virtù teologali. Ma prima vuole fermarsi a considerare una virtù che precede tutte le altre, il passaggio obbligato sulla via della perfezione, l'umiltà. È l'udienza generale di mercoledì 6 settembre. Almeno 15.000 persone gremiscono la grande aula Nervi. Giovanni Paolo I arriva a piedi, sorridente e benedicente. Pochi riescono a vederlo da vicino. Il Papa siede sulla cattedra e comincia a parlare. Improvvisa. Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI. Un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Ogni mercoledì egli veniva qui e parlava alla gente. Nel sinodo 1977 parecchi vescovi hanno detto: i discorsi di Papa Paolo del mercoledì sono una vera catechesi adatta al mondo moderno. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona. Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio, la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro. Uno una volta è andato a comprare un'automobile dal concessionario e questi gli ha fatto un discorso: guardi che
la macchina ha buone prestazioni, la tratti bene, sa, benzina super nel serbatoio e per i giunti olio di quello fino. L'altro dice, oh no, per sua norma io neanche l'odore della benzina posso sopportare. E neanche l'olio nel serbatoio metterò spumante che mi piace tanto e i giunti li ungerò con la marmellata. Faccia come crede, però non venga a lamentarsi se finirà in un fosso con la sua macchina. Il Signore ha fatto qualcosa di simile con noi. Ci ha dato questo corpo animato di un'anima intelligente, di una bella volontà. Ha detto, vale, ma trattala bene questa macchina. Ecco i comandamenti, onora il padre e la madre, non uccidere, non arrabbiarti, sii delicato, non dir bugie, non rubare. Se fossimo capaci di osservare i comandamenti, andremmo meglio noi e andrebbe meglio anche il mondo. Poi c'è il prossimo. Ma il prossimo è a tre livelli. Alcuni sono sopra di noi, altri sono a nostro livello e altri sono sotto. Sopra ci sono intanto i nostri genitori. Il catechismo diceva rispettarli, amarli, obbedirli. Il Papa deve inculcare il rispetto e l'obbedienza ai genitori. Mi dicono che qua ci sono i chierichetti di Malta. Venga uno, per favore. No, uno. I chierichetti di Malta. Che per un mese hanno fatto servizio in San Pietro. Allora tu come ti chiami? James. James. E senti, mai stato ammalato tu? No. Ah, mai? Mai stato ammalato? Neanche una febbre? Oh, che fortunata. Ma quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande e la mamma diventa vecchia e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata. Allora chi è che porterà alla mamma un po' di latte, la medicina, che farà una visita? Chi è? Io e il mio fratello. Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace. Hai capito? Va al posto. Ma non succede sempre. Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta nelle case di ricovero e una volta trovo una malata, un'anziana. Come va, signora? Bene. Da mangiare? Oh, bene. Caldo? Riscaldamento? Bene. Allora è contenta, signora? No, si è messa quasi a piangere. Ma perché piange? Mia nuora, mio figlio, non vengono mai a trovarmi. Vorrei vedere i nipotini. Non basta il caldo, il cibo, c'è un cuore. Bisogna pensare al cuore anche dei nostri vecchi. Il Signore ha detto, i genitori, rispettarli, amarli, anche quando sono vecchi. E oltre ai genitori c'è lo Stato, i superiori. Può il Papa raccomandare l'obbedienza? Bossier, che era un grande vescovo, ha scritto, dove nessuno comanda, tutti comandano. Dove tutti comandano, nessuno più comanda, ma è il caos. Qualche volta si vede un po' a questo mondo qualcosa del genere. Quindi rispettiamo quelli che sono superiori. Poi ci sono i nostri eguali, e qui di solito ci sono due virtù da osservare, la giustizia, la carità. Ma la carità è l'anima della giustizia. Bisogna voler bene al prossimo. Il Signore ce l'ha raccomandato tanto. E io raccomando sempre non solo le grandi carità, ma le piccole carità.
ho letto in un libro scritto da Carnegie, americano, titolato L'arte di farli amici, questo piccolo episodio. La signora aveva 4 uomini in casa, marito, fratello, 2 figli grandi, lei sola, le spese, lei, biancheria e stirare, lei, la cucina, lei, tutto. Una domenica vengono a casa, la tavola è preparata per il pranzo, ma sul piatto c'è solo un pugnetto di fieno. Oh, protestano, dicono, cosa, fieno? E lei dice, no, è tutto preparato, però lasciate che vi dica, mi provo, cambio i cibi, vi tengo puliti, faccio di tutto. Mai, mai una volta che abbiate detto ci hai preparato un bel pranzetto, ma dite qualche cosa, non sono di sasso, si lavora più volentieri quando si è riconosciuti. E sono le piccole carità, in casa nostra abbiamo tutti qualcuno che aspetta un complimento. E dopo ci sono i più piccoli di noi, i bambini, i malati, perfino i peccatori. Io sono stato molto vicino come vescovo, anche a quelli che non credono in Dio, mi sono fatto l'idea che si combattono spesso non Dio, ma l'idea sbagliata che essi hanno di Dio. Quanta misericordia bisogna avere. E anche quelli che sbagliano. Finalmente, essere a posto con noi stessi, mi limito a raccomandare una virtù tanto cara al Signore. Ha detto, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Io rischio di dire uno sproposito, ma lo dico. Il Signore tanto ama l'umiltà che a volte permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che hanno commessi questi peccati, dopo pentiti, restino umili. Non vien voglia di credersi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze gravi. Il Signore ha tanto raccomandato. Siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. Invece la tendenza in noi tutti è piuttosto al contrario, metterci in mostra, bassi, bassi. È la virtù cristiana che riguarda noi stessi. Mercoledì 13 settembre è la seconda udienza generale del pontificato. Adesso Papa Luciani arriva in sedia gestatoria, non a piedi, come avrebbe preferito. Solo così i fedeli possono vederlo meglio, salutarlo da vicino. Dopo l'umiltà, la prima delle virtù teologali, la fede. Papa Giovanni, in una sua nota che è stata anche stampata, ha detto, stavolta ho fatto il ritiro su le 7 lampade della santificazione. 7 virtù voleva dire, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Chissà se lo Spirito Santo aiuta il povero Papa oggi a illustrare almeno una di queste lampade, la prima, la fede. Qui a Roma c'è stato un poeta, Trilussa, il quale ha cercato anche lui di parlare della fede in una certa sua poesia. Ha detto, quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai, la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse, se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto te darò una voce, fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è una croce. Io risposi,
Sarà? Ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò, cammina. Era la fede. Come poesia, graziosa. Come teologia, difettosa. Difettosa perché quando si tratta di fede, il grande regista è Dio. Perché Gesù ha detto, nessuno viene a me se il Padre mio non l'ha attirato. San Paolo non aveva la fede, anzi perseguitava i credenti. Dio l'aspetta sulla strada di Damasco. Paolo gli dice, non sognarti neanche di impennarti, di tirar calci come un cavallo imbizzarrito. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ho disegni su di te. Bisogna che tu cambi. Si è arreso Paolo. Ha cambiato, capovolgendo la propria vita. Dopo alcuni anni scriverà ai Filippesi, quella volta sulla strada di Damasco, Dio mi ha ghermito. Da allora io non faccio altro che correre dietro a Lui per vedere se anch'io sarò capace di ghermirlo, imitandolo, amandolo sempre più. Ecco che cos'è la fede, arrendersi a Dio, ma trasformando la propria vita, cosa non facile sempre. Agostino ha raccontato il viaggio della sua fede, specialmente negli ultimi settimane è stato terribile. Si sente la sua anima quasi rabbrividire e torcersi in conflitti interiori. Di qua Dio che lo chiama e insiste. E di là le vecchie abitudini, vecchie amiche, scrive lui, che mi tiravano dolcemente per il mio vestito di carne e mi dicevano, Agostino, come? Tu ci abbandoni? Guarda che non potrai più far questo, non potrai più far quell'altro per sempre. Difficile. Mi trovavo, dice, nello stato di uno che è a letto al mattino. Mi dicono, fuori Agostino, alzati. E io dicevo, sì, ma più tardi, ancora un pochino. Oh, finalmente il Signore mi ha dato uno strattone, sono andato fuori. Ecco, non dire sì, ma, non sì, ma più tardi. Bisogna dire, Signore, sì, subito, questa è la fede. Rispondere con generosità al Signore. Ma chi è che dice questo sì? Bisogna essere umili e fidarsi di Dio completamente. Mia madre mi diceva, quando ero grandetto, da piccolo sei stato molto ammalato. Ho dovuto portarti da un medico all'altro. Ho dovuto star su delle notti intere. Mi credi? Come avrei potuto dire, mamma, non ti credo? Ma sì che credo. Credo a quello che mi dici, ma credo specialmente a te. E così nella fede non si tratta solo di credere alle cose che Dio ha rivelato, ma a Lui che merita la nostra fede, che ci ha tanto amato e che ha tanto fatto per amor nostro. Certo, difficile anche accettare qualche verità, perché le verità della fede sono di due specie. Alcune gradite, altre ostiche al nostro spirito. Per esempio, è gradito sentire che Dio ha tanta tenerezza verso di noi, più tenerezza ancora di quella che ha una mamma verso i suoi figlioli, lo dice Isaia. E questo è gradito, è congeniale. C'è stato un grande vescovo francese di Panlu che ai rettori dei seminari diceva,
da bravi, con questi che devono diventare preti, siate padri, siate madri, è gradito. Altre verità invece si fa fatica, Dio deve castigare, se proprio io resisto, mi corre dietro, mi supplica, mi converto, gli dico no, 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 fino all'ultimo, quasi sono io che lo costringo a castigarmi, questo non è gradito, ma è verità di fede. E c'è un'ultima difficoltà, la Chiesa, San Paolo ha chiesto, chi sei Signore? Sono quel Gesù che tu perseguiti. Una luce, un lampo ha attraversato la sua mente. Io non perseguito Gesù, manco lo conosco, perseguito i cristiani. Si vede che Gesù e i cristiani, Gesù e la Chiesa, sono la stessa cosa, inscindibile, inseparabile. Leggete San Paolo, Corpus Christi colesta Ecclesia. Cristo e Chiesa fanno una sola cosa. Cristo è il capo, noi Chiesa siamo le sue membra. Non è possibile aver la fede e dire io credo in Gesù, accetto Gesù, ma non accetto la Chiesa. Bisogna accettare la Chiesa, quella che è. E com'è questa Chiesa? Papa Giovanni ha detto Mater et Magistra, anche maestra. San Paolo ha detto ciascuno deve accettarci come aiuti di Cristo ed economi dispensatore dei suoi misteri. Quando il povero Papa, quando i vescovi, i sacerdoti propongono la dottrina, non fanno altro che aiutare Cristo. Non è una dottrina nostra, quella di Cristo. Dobbiamo solo custodirla, dobbiamo solo presentarla. Io ero presente quando Papa Giovanni ha aperto il concilio. A un certo punto ha detto, speriamo che col concilio la Chiesa faccia un balzo avanti. Tutti l'abbiamo sperato, però balzo avanti su quale strada? L'ha detto subito, sulle verità certe e immutabili. Non ha neppur sognato Papa Giovanni che fossero le verità a camminare, andare avanti e un po' alla volta avrebbero cambiato. No, le verità sono quelle. Noi dobbiamo camminare sulla strada di queste verità, migliorare, capire sempre di più, aggiornarle, proponendo in una forma nuova. E anche Papa Paolo, dello stesso pensiero, la prima cosa che ho fatto, appena fatta Papa, entrare in cappella, nella cappella privata della Casa Pontificia, e lì in fondo il Papa Paolo ha fatto fare due mosaici, San Pietro e San Paolo. San Pietro che muore, San Paolo che muore. Ma sotto c'è scritto, sotto Pietro, pregherò per te Pietro perché non venga mai meno la tua fede. E sotto San Paolo che riceve il colpo di spada, ho consumato la mia corsa, ho conservato la fede. E voi sapete che nell'ultimo discorso del 29 giugno lui ha detto, ho fatto 15 anni di Papa, posso ringraziare il Signore, ho difeso, ho conservato la mia fede. E madre anche la Chiesa, se è continuatrice di Cristo, Cristo è buono, anche la Chiesa deve essere buona, deve essere madre, verso di tutti. Ma se per caso qualche volta ci fosse nella Chiesa qualcuno di cattivo, ma noi ce l'abbiamo la mamma, se la mamma è malata, se mia madre per caso diventasse zoppa, ma io le voglio bene ancora, quindi anche se nella Chiesa ci sono, e ci sono qualche volta, dei difetti, delle mancanze, non deve mai venire meno il nostro affetto verso la Chiesa. Ieri, e finisco, mi hanno mandato un numero di Città Nuova e ho visto che hanno riportato, registrandolo, il mio brevissimo discorso, parlando a ragazzi, avevo detto un episodio, un certo predicatore, McNabb, inglese, parlando a Hyde Park, aveva parlato della Chiesa. Finito, uno domanda la parola, dice, belle parole le sue, però io conosco certi preti cattolici,
sono mica stati coi poveri, si sono fatti ricchi invece. Conosco dei coniugi cattolici che hanno tradito la loro moglie, e quindi non mi piace questa chiesa che ha dei peccatori. E il padre ha detto, hai un po' ragione, ma posso fare un'obiezione? Sentiamo. Dice, scusa, ma sbaglio oppure il colletto della tua camicia è un po' unto? Dice, sì, riconosco il pezzo. Ma è unto perché non hai adoperato il sapone o perché hai adoperato il sapone e non ha giovato niente? No, dice, non ho adoperato il sapone. Ecco, anche la Chiesa cattolica ha del sapone straordinario, il Vangelo, i sacramenti, la preghiera, il Vangelo letto e vissuto, i sacramenti celebrati nella dovuta maniera, la preghiera sarebbero un sapone capace di farci tutti santi. Non siamo tutti santi perché non abbiamo abbastanza adoperato questo sapone. Vediamo di corrispondere alle speranze dei papi che hanno indetto il concilio e applicato il concilio, Papa Giovanni e Papa Paolo, cerchiamo di migliorare la Chiesa diventando noi più buoni. Ciascuno di noi e tutta la Chiesa potrebbe recitare la preghiera che io recito, Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. Un passo dopo l'altro, Giovanni Paolo I continua con il suo catechismo. Citazioni, aneddoti, episodi della vita d'ogni giorno, battute, improvvisazioni. Mercoledì 20 settembre, la seconda delle virtù teologali, la speranza. La seconda lampada di santificazione per Papa Giovanni era la speranza, virtù obbligatoria per ogni cristiano. Dante Alighieri ha immaginato nel suo paradiso di sottomettersi a un esame di cristianesimo. Funzionava una commissione coi fiocchi. Hai la fede? Gli ha chiesto prima San Pietro. Hai la speranza? Ha continuato San Giacomo. Hai la carità? Ha finito San Giovanni. Sì, ha detto, ho la fede, ho la speranza, ho la carità, ha dimostrato, ed è stato promosso a pieni voti. Virtù dunque, necessaria anche la speranza, obbligatoria, non per questa antipatica, anzi, chi ha la speranza viaggia nel mondo in un clima di fiducia, di abbandono a Dio. È come quando si leggono i salmi. Signore, si dice con salmista, tu sei la mia fortezza, la mia roccia, il mio aiuto, la mia lampada, il mio salvatore, il mio pastore, la mia salvezza. Anche se un intero esercito fosse accampato contro di me, ma non temerà il mio cuore, e se sorge contro di me la battaglia, non verrà meno la mia fiducia. Dirà qualcuno, ma non è eccessivamente ottimista questo salmista? Mi sono andate sempre dritte a lui le cose? No, non le sono sempre andate dritte. Lo sa e lo dice che a questo mondo spesso i birbanti sono più fortunati, i poveri sono più oppressi, e se ne lamenta col Signore. Arriva a dire, perché dormi, o Signore? Perché taci? Svegliati, Signore, ascoltami, Signore. Però la fede, la speranza rimane ferma, incrollabile. A lui e a tutti i speranti si può applicare quello che San Paolo ha detto di Abramo. Ha creduto
sperando contro ogni speranza. È Lui, il Signore, che accende in noi questa fiducia, ci porta avanti nella vita. Uno domanda, ma com'è possibile questo? È possibile. È possibile se ci si aggrappa a tre ferme convinzioni. Primo, Dio è onnipotente. Secondo, Dio mi ama immensamente. Terzo, Dio è fedele alle sue promesse. Allora, accesa da Lui, misericordioso Dio, in me questa fiducia, io non mi sento più solo, né abbandonato, né isolato. Anzi, mi sento coinvolto in un disegno di salvezza che avanti, con l'aiuto del Signore, andrà a sboccare nella gioia del paradiso. Ho parlato dei salmi, ma la stessa sicurezza vibra anche nei discorsi, negli scritti dei santi. Io vorrei che voi altri leggeste una omelia che ha tenuto ad Ippona Sant'Agostino in un giorno di Pasqua. Spiega l'alleluia. Dice, il vero alleluia è lassù, in paradiso, perché lo diremo con cuore acceso di pieno amore. Qua giù, l'alleluia che cantiamo è l'alleluia dell'amore affamato. Ecco che cos'è per Agostino la speranza, fame di amore di Dio. Dirà qualcuno, ma se io sono un povero peccatore, se ho tanti peccati, io lo rispondo come ho risposto una volta, tanti anni fa, a una signora sconosciuta che si confessava da me. Era scoraggiata, avvilita, perché diceva, ho dietro le mie spalle una vita moralmente burrascosa. Posso, ho detto io, signora, chiedere quanti anni ha? 35. 35. Ma lei può vivere ancora 40, 50 anni. Lei può fare un mucchio di bene ancora, signora. Lasci perdere il passato, pentita con me. Si proietti all'avvenire, cambi con l'aiuto di Dio la sua vita, vedrà, sarà tutto cambiato. E in quella occasione le ho citato un mio autore preferito, San Francesco di Sales, il quale parla delle nostre care imperfezioni, imperfezioni ma care. E spiegai, veda signora, Dio detesta le mancanze in quanto sono mancanze, però sotto un altro aspetto Dio ama le nostre mancanze, perché esse sono occasione a Lui di dimostrare la sua misericordia e a noi di tenerci bassi, di essere umili, di capire e compatire le mancanze degli altri. Vedete dunque che il Papa è piuttosto entusiasta, ha tanta simpatia per questa virtù della speranza. Lo so però che non tutti sono d'accordo con me. Nietzsche, tedesco, non è d'accordo. Per lui la speranza è la virtù dei deboli. Farebbe dei cristiani degli irresoluti, degli incerti, degli isolati, gente che rinuncia a battersi per il progresso sociale. Altri parlano di alienazione che impedisse il contributo alla promozione umana dell'uomo. Il Concilio però non è di questo parere. Ha detto il messaggio cristiano non solo non esime i cristiani dall'edificazione di un mondo migliore, ma li obbliga con un impegno ancora più stringente. È giusto, siamo ancora più obbligati di tutti gli altri a impegnarci in questo. Conosco anche che per il passato, nel corso della storia, sono emerse
delle situazioni, delle affermazioni di cristiani, di cattolici, troppo pessimisti nei confronti dell'uomo. Però la Chiesa li ha sconfessati. Queste affermazioni, un po' alla volta, sono state dimenticate grazie a una grande schiera di santi, lieti, operosi. Pensate che di Don Bosco è stato scritto un libro intitolato Don Bosco che ride, di Sant'Alfonso di Liguori un altro libro intitolato Monsignore che si diverte. In grazia anche, dimenticato questo pessimismo, all'umanesimo cristiano, a una schiera di scrittori ascetici che il francese Sainte-Beuve avrebbe chiamato les doux, i dolci, specialmente in grazia alla teologia cattolica, fatta proprio a misura d'uomo, molto comprensiva. San Tommaso d'Aquino, ad esempio, che parla delle virtù, fa un bel posto alla virtù della jucunditas, giocondità, e dice, consiste in questo, fa che un cristiano prenda occasione da ciò che vede, da ciò che sente, per essere allegro, per sorridere giocondamente. Io quando facevo scuola, dicevo ai miei ragazzi, era giocondo quel tal muratore irlandese che è cascato dal secondo piano l'impalcatura, si è fracassato le gambe, l'hanno portato all'ospedale, è venuto il medico, la suora infermiera, poverino, ha detto la suora, vi siete fatto male cascando? No, madre, ha detto, non precisamente cascando, arrivando a terra mi sono fatto male. È una grande virtù prendere occasioni dalle gambe per sorridere e per far sorridere anche gli altri. San Tommaso e tutta la teologia, portando il sorridere, lo scherzare a essere una vera virtù, si è trovato d'accordo con Cristo, che ha predicato la lieta novella, con Sant'Agostino, che ha tanto raccomandato la hilaritas, ha sconfitto il pessimismo, ha vestito di letizia la vita cristiana e soprattutto ci ha incitato noi altri a farci coraggio con le gioie di ogni giorno, quelle buone, intendiamo, che il Signore non lascia mai mancare, anche se intramezzati a qualche dolore della vita. Quando ero ragazzo io ho letto la vita di uno scozzese che è passato negli Stati Uniti con i suoi genitori, è diventato l'uomo più ricco del mondo e dice, sono nato nella miseria, ciononostante non cambierei i ricordi della mia fanciullezza con quelli dei ricchi, dei figli dei milionari. Che ne sanno questi delle gioie della famiglia, della mamma che unisce insieme le mansioni di bambinaia, di lavandaia, di cuoca, di maestra, di angelo e di santa. Impiegato, si chiamava Carnegie, impiegato a Pittsburgh con appena 56 lire, stipendio magrissimo, una sera il cassiere gli ha detto fermati, e Carnegie, se adesso mi licenziano, invece passati gli altri, gli dice il cassiere, Andrea, ho osservato il vostro lavoro, voi producete più degli altri, ho deciso di aumentare lo stipendio da 56 a 67 lire. Sono andato a casa di corsa. La mamma ha pianto di consolazione. Voi mi parlate di milioni, ma io
li ho fatti i milioni, non li cambierei con quelle 11 lire di aumento guadagnate quella volta. È necessario, con la speranza cristiana ci stanno bene anche queste gioie puramente umane, però la Chiesa non le assolutizza, sono qualche cosa, non sono il tutto, durano un po' di tempo, non sempre, sono un mezzo, non possono essere lo scopo principale. Di esse ha detto San Paolo: usatene, ma come non ne usaste, perché passa la sena di questo mondo. E prima Gesù ha detto: prima di tutto cercate il regno di Dio e dopo il resto. Per Papa Luciani, gli incontri del mercoledì nell'aula delle udienze, di settimana in settimana sempre più affollata, sono diventati una consuetudine. L'occasione per una predica fuori dagli schemi, il tono mite e convincente del pastore di anime abituato a parlare alla gente comune. Le parole semplici e spontanee, riportate dalle agenzie di stampa, dalla radio, dalla televisione, fanno il giro del mondo. Mercoledì 27 settembre, ultima udienza del brevissimo pontificato. C'è tanta gente che Giovanni Paolo I deve parlare per due volte, nella Basilica di San Pietro, dove lo attendono i pellegrini tedeschi, e nell'Aula Nervi, affollatissima. Spiega la terza virtù teologale, la carità, alla quale deve affiancarsi, dice, la giustizia. Mio Dio, amo con tutto il cuore voi, bene infinito, e nostra eterna felicità. E, per amor vostro, amo il prossimo mio come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io vi ami sempre più. È una preghiera notissima, tutta intarsiata di testi biblici. Me l'ha insegnata la mamma quando ero piccolo. Me l'ha insegnata la mamma, ma la recito anche adesso, più volte al giorno. E cerco di spiegarvela parola per parola, come se fossi un semplice catechista di parrocchia. Mi allio così a quella che Papa Giovanni chiamava la terza lampa della santificazione, della carità. Amo, prima parola. Quando andavo a scuola di filosofia, il professore mi diceva: tu conosci il campanile di San Marco? Sì. Allora sta attento. Vuol dire che il campanile ha fatto quasi un viaggio verso di te. Ha lasciato dentro di te quasi un ritratto mentale di sé stesso. Invece, tu ami il campanile di San Marco? La cosa si rovescia, sei tu che vai verso, spinto da quel ritrattino mentale. Ecco, amare vuol dire andare verso l'oggetto amato con la mente, col cuore. Lo dice anche l'imitazione di Cristo. Chi ama, curit, volat, letat. Chi ama, corre, vola, è lieto. Gode. Allora, amare Dio vuol dire andare verso Dio col cuore. Ti amo con tutto il cuore, sottolineo quel tutto. Il totalitarismo in politica è una cosa brutta. In religione invece un nostro totalitarismo nei confronti di Dio va benissimo. È scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi miei comandamenti ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi bambini, li racconterai in casa, seduto in strada, quando cammini, quando ti coricherai la sera, quando ti alzerai al mattino, li scriverai sugli stipiti e sulle porte di casa tua. Capite?
questo tutto, ripetuto con insistenza, piegato a tutte le circostanze della vita, questo tutto diventa veramente una bandiera del massimalismo cristiano. Non poco, ma tanto dobbiamo dare al Signore. È troppo grande, troppo ha fatto per noi Dio, troppo merita, perché noi possiamo gettargli ogni tanto, come fosse un povero Lazzaro, soltanto le brizzole del nostro tempo, del nostro cuore. Egli è bene infinito, sarà nostra eterna felicità. I soldi, i piaceri, le carriere di questo mondo sono soltanto brandelli di bene, sono attimi fugaci di felicità. Non è saggio dare a queste cose tanto di noi stessi e dare invece a Dio poco di noi stessi. Poi dice, con tutto il cuore, sopra ogni cosa. Qui si fa un confronto tra Dio e le cose. Stiamo attenti, non bisogna dire o Dio o l'uomo, bisogna dire devo amare e Dio e l'uomo, in maniera diversa però. L'uomo, amarlo mai più di Dio, mai contro Dio, mai alla pari di Dio. La Bibbia parla di Giacobbe, lo dice santo, amato da Dio, lo vede impegnato in lavoro di 7 anni per conquistarsi Rachele come moglie, e dice 7 anni che sono passati via come pochi giorni, tanto amava la sua fidanzata. Francesco di Sales ci fa sopra un commentino sopra queste parole e dice: Giacobbe ama Rachele con tutte le sue forze, ma con tutte le sue forze ama anche Dio. Però Dio, come Dio sopra tutte le cose e più di se stesso. Rachele, come moglie, sopra le altre donne e come se stesso. Dio, di un amore sovranamente, assolutamente sommo. Rachele, con amore maritalmente sommo. In altre parole, un amore che deve essere non esclusivo, ma però prevalente sopra, insieme tante altre cose si possono amare. E poi, per amor vostro, amo il prossimo mio come me stesso. Qui, come Gesù, vengono congiunti i due amori, l'amor di Dio e l'amor del prossimo. I francesi dicono, se sono le frasi, no, sono come gemelli questi due amori, vanno insieme. Dio ha voluto così. E d'altra parte, come faccio ad amare il prossimo, o meglio, certo prossimo, se prima non amo Dio? Certe faccette non mi sono simpatiche, certe persone mi hanno fatto del male, mi odiano, e io devo amarle lo stesso. Riesco solo se estendo su di esse l'amore grande che già ho verso Dio. Non meriterebbero, Signore, ma sono tue figliole, sono sorelle di Cristo, anche queste persone. Come? Non è. E come? Non soltanto con le parole, ma con i fatti. Faremo un esame alla fine della vita e Gesù ha già detto quali sono le domande che ci farà. Avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli, mi hai dato da mangiare? Ero ammalato, prigioniero, sei venuto a visitarmi? Queste sono le domande. Qui dovremo dare le risposte. Prendendo queste parole ed altre della Bibbia, la Chiesa ha fatto due liste
7 opere di misericordia temporale e 7 spirituali. Non sono complete, bisognerebbe aggiornarle. Per esempio, la fame. Oggi non si tratta più solo di questo o di quell'individuo. Sono popoli che hanno fame. Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI. I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. E poi qui la giustizia si unisce alla carità, perché il Papa dice anche nella Populorum Progressio sempre: la proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni in suo vantaggio oltre il bisogno, quando ci sono quelli che muoiono per non aver niente. Sono parole gravi, insieme ad altre. Alla luce di queste parole, non solo le nazioni, ma anche noi privati, specialmente noi di Chiesa, dobbiamo chiederci: abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? E il precetto di Gesù è anche il perdono, forse la cosa più difficile, ma ci tiene. Sembra quasi che abbia preferito il perdono al culto divino. Se stai davanti all'altare per far la tua offerta e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa di contro di te, lascia lì l'offerta. Va prima a riconciliarti col fratello, poi torna e fa la tua offerta. Ultime parole, ma mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Un bambino può venire su a aiutare il Papa? Uno solo? Che classe fai? La quinta elementare. Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe? Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra. Però dovrò... Allora stai sempre in quinta o vuoi andare anche in prima media? Vuoi stare sempre in quinta. Oh, ma... Allora, questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, oh, se sarò in quinta. E quando ero in quinta dicevo, chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci? Che nome hai? Daniele. Vedi, Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice, ma andrò in seconda. Chi è in seconda dice, ma andrò in terza. Ma anche quei grandi, sa? Io ho conosciuto un capitano il quale dice, ma quando mi faranno tenente colonnello? Voleva andare avanti anche lui. Tutti vogliono andare avanti. Questo. Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, diventate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Quindi mai fermarsi, progredire,
con l'aiuto di Dio, nell'amore di Dio. D'accordo? Ecco, adesso ti lascio andare. Avete visto che mi ha aiutato? Trentatré giorni di pontificato, breve, una meteora è stato detto, ma sufficienti a Giovanni Paolo I per testimoniare il messaggio di Cristo attraverso alcune virtù fondamentali: l'umiltà, la fede, la speranza, la carità, la giustizia. Giovedì 28 settembre, Papa Luciani raccomanda l'evangelizzazione ai vescovi delle Filippine. Cita un brano del breviario romano riguardante il Cristo. Devo essere testimone del suo nome, Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Egli è il re del nuovo mondo, è il segreto della storia. Poi aggiunge, dobbiamo aiutare il nostro popolo a capire quanto abbia bisogno di Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria. Egli è il Salvatore, la chiave del loro destino e di quello dell'intera umanità. Le amabili e sorridenti lezioni di catechismo sarebbero continuate a lungo, se qualche ora dopo un improvviso e tragico evento non avesse spento la voce del Papa. Un discorso interrotto, per i fedeli un ricordo incancellabile.